Hotel Mediterranea di Salerno, si è appena terminata la conferenza stampa congiunta di Renzi e De Luca, pieno sostegno del Premier alla candidatura per la prossima regionale della Campania, delle regionali dove si gioca non soltanto il futuro della Campania ma anche il futuro del Paese. Attimi di tensione per alcune proteste che sono avvenute davanti all'hotel. Matteo Renzi scende definitivamente in campo al fianco di Vincenzo De Luca. In un clima da stadio, al Mediterraneo Hotel di Salerno, il Premier viene accolto da alcuni manifestanti scesi in piazza per protestare contro la riforma della scuola e non solo. Un cordone delle forze dell'ordine ben organizzato riesce a tenere la situazione sotto controllo, evitando scontri. Alle 15.20 inizia la convention al Mediterraneo. Renzi sale sul palco in maniche di camicia. Il primo ad intervenire è Vincenzo De Luca. Poi quest'oggi è un gesto di sensibilità ovviamente nei confronti della Campania intera, di affetto nei confronti della nostra città. Abbiamo avuto modo di verificare insieme alcune questioni di merito in maniera non propagandistica, non demagogica, da sindaci, diciamo. Abbiamo fatto un giro in alcune delle realizzazioni che poi sono le cose che caratterizzano la mia candidatura. Come abbiamo detto in questa campagna elettorale, mi candido in nome delle cose che ho fatto, non in nome delle cose che ho detto. Per quanto riguarda la regione, l'ex primo cittadino di Salerno ha le idee molto chiare. La sfida che noi proponiamo per la campagna non è quella di fare un po' meglio o un po' peggio, ma di portare questa regione a confrontarsi con i grandi territori sviluppati dell'Europa e del mondo. Portare questa regione dalla preistoria nella quale è, nella modernità. Fare della Campania una grande regione in grado di confrontarsi con la Baviera, con la Renania, con le regioni della Francia, con la Sud Corea, con il Giappone, con i territori più dinamici e avanzati del mondo. Perché questa è una terra nella quale abbiamo tanti problemi, ma abbiamo anche tante straordinarie eccellenze. Subito dopo De Luca, a prendere la parola c'è Renzi. La conferma e il pieno sostegno al candidato governatore sono chiari in questi passaggi. Se la Campania sarà amministrata nei prossimi anni come è stata amministrata a Salerno, il PIL del nostro paese crescerà tra lo 0,5 e l'1%. Ma non dico con il giro di parole strane, vorrei che fosse questo l'argomento di discussione. E vorrei che fosse questo l'argomento di discussione non perché è importante per Salerno, e nemmeno perché è importante per la Campania, ma perché è decisivo per l'Italia. Particolarmente interessante il passaggio sulla lotta alla criminalità. Il tema di Carinaro, abbiamo incontrato il sindaco oggi, insieme ai rappresentanti dei lavoratori, non è soltanto il tema di un'azienda, ma è il tema che se in un territorio arrivi, lo ha spiegato molto bene Enzo, alla desertificazione industriale, è chiaro che vuol dire che in quel territorio tu, Stato, ti arrendi. Perché combattere la camorra e la criminalità è per noi la parola d'ordine. Ma vorrei che fosse chiaro che non si combatte la camorra e la criminalità semplicemente leggendo un bel articolo sui giornali. Si combatte corpo a corpo sul territorio, portando occupazione, portando legalità, portando sviluppo. E voglio dire che noi siamo impegnati al lavoro perché la vittoria delle prossime elezioni non sia soltanto una vittoria in cui dire ciao Enzo, vai a fare il presidente della regione, bene PD che hai vinto, ma sia la elezione, le siano le elezioni in cui ciascuno di voi, guardando in faccia i propri figli, possa dire ok, questa è anche la mia vittoria, questa regione la rimetto in moto anch'io. In bocca al lupo.